Patrick Zacchi, a che tempo che fa? Felice che tu sia qui. Ci siamo tante volte immaginati questo momento, e questo è il libro che Patrick ha scritto, di cui parleremo tra poco, Sogni e illusioni di libertà, la mia storia, edito dalla Nave di Teseo. Avrei tantissime cose da dirti, ma da chiederti, ma ci proviamo. Intanto, come stai? I'm fine. Sto bene. Mi fa davvero molto piacere essere qui. Ne abbiamo parlato di quanto sarebbe stato bello questo momento. E io ti ho detto, voglio venire qui quando vengo in Italia, l'avevo già detto questo prima. Sono davvero felicissimo di essere qui questa sera con te. Grandissimo allora, piacere. Non so se si sente la traduzione a casa, intanto va bene, allora va bene, però facciamo in modo che la senta anche il pubblico in studio, per piacere. Grazie, anche io mi sono immaginato le stesse cose. Intanto mi permette di salutare, perché c'è una novità, ti sei sposato, c'è tua moglie Reni in prima fila, volevo salutarla. Vado a salutarla, stai qua, aspettami. Benvenuta, congratulazioni. Grazie mille. Lei ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di Zacchi. Senti, prima funziona la traduzione adesso? Qualcuno mi dice? Sì. Prima di parlare del libro, volevo tornare un attimo con te all'argomento che stavamo affrontando, perché le tue parole dopo l'attacco di Hamas sono state... hanno suscitato molte polemiche, non solo per le parole quanto per il momento, perché in quel momento c'era stato l'attacco terroristico di Hamas e forse non era il momento di parlare di responsabilità storiche. Quello che però pare evidente, vorrei capire la tua opinione, è che oggi i distinguo bisogna farli sempre, ma adesso c'è un problema ora di pace, bisogna fermare quello che può diventare una tragedia mondiale. Sì, davvero. Quello che abbiamo visto è il conflitto, quello che è successo prima. E tutti questi civili morti, abbiamo una serie di circostanze negative e tutti noi dobbiamo pensare alla pace, come riportare gli ostaggi indietro, ed è così, dobbiamo lavorare tutti per la pace e trovare una soluzione politica, perché anche le Nazioni Unite, il Papa, hanno parlato di quella che è la crisi umanitaria e i problemi che tutti i civili, gli ostaggi hanno sono gli stessi, e certo, in questo momento siamo davvero tutti in una situazione estremamente negativa. Tra l'altro, come dicevano prima gli ospiti, i giornalisti, cioè, eravamo a un passo da un accordo importante fra Israele e l'Arabia Saudita che poteva segnare un cambiamento nella zona. Hamas ha colpito in modo infame i civili israeliani, ma ha colpito anche la causa palestinese. Il presidente Abu Mazen ha detto un conto è la Palestina, un conto è Hamas. Insomma, quando poi succedono queste cose, i distinguo sono sempre difficili, però noi dobbiamo... invece ricordarsi che forse proprio quello che si voleva colpire, fra le altre cose, era anche un processo nuovo di pacificazione. Sì, certo. Dico sempre che la violenza produce violenza e con la pace ci deve essere la giustizia, e non bisogna tenere presente tutto quello che è successo negli anni scorsi. Adesso dovremmo fare attenzione solamente ad una soluzione politica, e ci sono persone che muoiono, e quindi ecco perché i nostri pensieri devono andare alla pace, chiedere ai leader del mondo di prodigarsi per la pace, per i civili,
E so per esempio che quello che è successo nell'ospedale di Gaza è terribile. Parliamo di pace, quindi abbiamo bisogno di una soluzione da questo punto di vista. Ce l'auguriamo con tutto il cuore e speriamo che, ecco, le democrazie occidentali non sono perfette, certamente, però insomma, rimangono l'unico baluardo, no, nei confronti dei regimi, tu lo sai bene, insomma, rispetto anche alla tua vicenda. Secondo te che cosa vorresti che facesse l'Unione Europea, per esempio, per contribuire al processo di pace in Medio Oriente? Quello che voglio è che l'Unione Europea possa gestire quelle che sono le varie posizioni di questo conflitto. Bisogna che si aiutino gli aiuti umanitari. E oggi stiamo parlando di 2 milioni di persone che non hanno acqua, non hanno elettricità, non hanno le cose di base. E chiediamo loro di riuscire a far arrivare gli aiuti umanitari. Guarda, ti do una notizia che è arrivata adesso sulle agenzie, che arriva dall'amministrazione americana. Dopo i colloqui con tutte le parti, dice David Satterfield dell'amministrazione degli Stati Uniti, ci aspettiamo che da domani il flusso di aiuti sia continuo. E questa, se così fosse, sarebbe una bellissima notizia. That will be a good thing, and I hope the end of this will be that ceasefire. Proprio che si possa arrivare a un cessate il fuoco, che non si faccia la guerra, e speriamo che sia possibile arrivarci subito. Speriamo. Patrick Zaki, Sogni e illusioni di libertà, la mia storia, è il libro di cui parliamo adesso con Patrick. Io vorrei rivedere insieme a Patrick e insieme al pubblico queste immagini che abbiamo montato e che raccontano quegli anni così difficili. Uno studente egiziano residente in Italia, studente all'Università di Bologna, arrestato all'aeroporto del Cairo e tuttora in stato di fermo. Padri libero, padri libero, padri libero, padri libero. Petizione che in poco più di un mese ha raggiunto oltre 160.000 firme. Ha conseguito la laurea magistrale. L'annuncio della condanna a 3 anni è stato accolto da urla strazianti della madre e della fidanzata di Patrick. Il presidente egiziano Al-Sisi avrebbe proceduto al conferimento della grazia per Patrick Zaki. Quando Elisabetta Sgarbi mi ha mandato il tuo libro e l'ho letto, mi sono chiesto, ma come faccio io a fare domande a Patrick su questo libro? Perché tu hai subito un arresto per un articolo che hai scritto, che è molto meno di quello che tu racconti in questo libro del regime del tuo paese e di quello che ti è accaduto. Ma tu non sei consapevole che questo libro ti può creare, anche questa conversazione in televisione, molti problemi? Look, to be honest, I choose to work in this field years ago, and when I start to work in this field, io purtroppo non sento, scusate. There will be a circumstances for my choice as a human rights defender to choose to work in this field, and even after being to the prison, that doesn't change anything of my passion toward human rights. But that make me work more and need to work more for the prisoners of consciousness, to save them
So this book mi is my permette di, maybe di dare una testimonianza che potrebbe cambiare la situazione, che potrebbe salvare più prigionieri e aiutarli. E so che ci saranno circostanze difficili forse per me, ma chiunque nella mia posizione non rischiasse farebbe sì che nulla cambi, e quindi tutti devono assumersi il rischio. Io lavoro in questo modo e io in questo modo ho scritto questo libro. Ho sperato di poter salvare la vita di tante persone. È il mio dovere salvare la vita dei prigionieri di coscienza. Tua moglie è d'accordo? I don't know, but I don't think like you. Aspetta, glielo chiedo. Are you agree? Dice di sì. Sì. Beh, complimenti. Tutto è iniziato il 7 febbraio del 2020. Lui torna all'aeroporto della capitale per vedere la famiglia. Dovevi andare in Germania a trovare un amico. In realtà hai cambiato programmi. Torni a casa e ti arrestano. Sei stato sequestrato per 24 ore senza sapere perché. E quelle, tu dici, sono le ore più pericolose, perché letteralmente si scompare, nessuno sa dove sei e nessuno può essere accusato di quello che ti succede. Yeah, sure. The sì, first, assolutamente. Le prime ore sono sempre le più pericolose, quando chiunque viene arrestato. E in quel momento volevo resistere proprio perché so che è il momento più difficile quello. Puoi cedere. Le prime ore sono le più difficili perché sei soggetto potenzialmente a tortura fisica, psicologica, non sai dove sei, non hai la più pallida idea di dove ti stiano portando, perdi il controllo di tutto quanto e di conseguenza è stato il momento più difficile. E poi anche la tortura psicologica in prigione non è cosa semplice. Io naturalmente non voglio concentrarmi soltanto sulle le prime 24 ore, ma su tutta la storia, ed è quello che ho cercato di fare nel mio libro, proprio perché voglio parlare del lato umanitario della storia, cioè di come sono riuscita a resistere, di come ho cercato di sviluppare delle tattiche per resistere alla situazione in prigione. Adesso ce le racconti. Ti chiedo ancora una cosa. Tu nel libro descrivi nei dettagli l'esperienza che hai vissuto nelle e descrivi la vita nelle carceri del tuo paese: celle sovraffollate, celle senza bagni, detenuti costretti a fare i propri bisogni in buste di plastica, a conservarli per giorni nelle proprie celle, persone, tu dici, in isolamento, in gabbie, proprio fisicamente in gabbie come gli animali. E poi c'è il settore brutalizing sector. Che cos'è questo settore, brutalizing sector? Brutalizing sector? Il settore della brutalizzazione. Insomma, ci sono due cose. C'erano delle gabbie per persone che avevano problemi medici, venivano messi in queste stanze piccolissime, in gabbie praticamente. Adesso non so come si possa trattare un essere umano in questo modo. E poi non solo questo, eravamo tutti un po' come nelle gabbie, come gli animali nelle gabbie, e essere in queste gabbie a volte è una sensazione di brutalizzazione, davvero, lo senti? Hai detto che, appunto, come si sopravvive a tutto questo? E io voglio farti due domande insieme. Uno, come si sopravvive a tutto questo? Come hai fatto? E due, che cosa sapevi di quello che stava accadendo fuori e che ti riguardava? No, beginning with the second question. Beh, iniziamo con la seconda domanda. Sapevo un pochino cosa stava succedendo esternamente, come dico nel libro, perché vedevo due poliziotti che si parlavano e raccontavano di me, del tipo italiano, e quando lo dicevano di fronte a me pensavo: caspita, allora c'è qualcuno che sta facendo qualcosa in Italia, perché altrimenti questa gente non parlerebbe di queste cose. Quindi molto probabilmente l'amministrazione sta facendo qualcosa, la gente sta protestando per sostenermi. E questo è stato il motivo per cui questi due poliziotti parlavano di questa cosa. E poi qualche giorno dopo ho sentito che che stavano succedendo cose davvero importanti qui in Italia. E poi
Uno dei motivi principali per cui ho resistito, per rispondere alla tua prima domanda, è stata proprio questo, cioè mia moglie, la mia famiglia, i miei amici, tutti quelli che hanno lottato per me in questi 3 anni in Egitto sono il motivo principale per cui sono riuscito a resistere, per cui sono libero oggi. E le lettere che ho ricevuto dai ragazzi italiani che mi chiedevano di resistere perché volevano poi incontrarmi, anche questo mi ha aiutato tantissimo. Ho continuato a dire: devo tornare in Italia, devo parlare alle nuove generazioni per fare in modo che il mondo sia un posto migliore in fondo per tutti. Racconti, fra le tante cose, una apparentemente non significativa, ma che in realtà invece per te è stata importante. Dici che di tutte le cose che ti hanno fatto di male fisico, una in particolare ti ha colpito, cioè un impiegato che senza alcun motivo, un impiegato delle carceri che senza alcuna autorità e senza alcun motivo ti ha ti ha tirato un vassoio sulla schiena solo per farti male, perché si è ritenuto nella possibilità di farti qualunque cosa, perché ormai eri un oggetto e ciascuno poteva farti qualsiasi cosa. Questa cosa mi colpisce ancora adesso, perché a volte mi rendo conto che la gente così è violenta semplicemente per il gusto di esserlo, senza nessun motivo, pensando forse che la violenza risolva qualche problema. Invece la violenza, semmai, crea problemi ulteriori. Questo è l'effetto dei media. Questa persona era violento perché stava ascoltando i media, e siccome i media in Egitto dicevano: questo è una spia, questo non è una persona che si sta occupando dei diritti umani, ma piuttosto è un qualcuno che sta andando contro il nostro paese, ha fatto sì che utilizzasse la violenza contro di me. È lui che è stato impattato da quello che succedeva nei media in Egitto, ed è lui che ha agito in questo modo nel tentativo di cambiare qualcosa. Tu hai mai pensato che questa storia poteva durare tantissimo? Cioè, hai pensato che potevi rimanere in carcere per tanto, tanto, tanto tempo? Che poteva durare anni? Sì, certo. Ad un certo punto ho pensato che sarei rimasto lì molto più a lungo, non solo 2 anni. Ho pensato magari ci vorranno 10 anni. Cercavo di lottare per la speranza, speravo che le cose potessero risolversi, ma in prigione a volte così il tuo umore fluttua, quindi a volte ti senti un pochettino meglio perché qualcuno magari è stato rilasciato e quindi hai speranza, però poi per tanto tempo non viene più rilasciato nessuno e ancora una volta cadi in depressione. Insomma, seguiamo sempre gli aggiornamenti politici, perché qualsiasi cambiamento può cambiare la situazione dei prigionieri di coscienza. Ho letto che c'era un momento di pausa in carcere, giocavate a scacchi con delle pedine fatte col sapone da un altro detenuto, yeah, e che te le sei portate via. Yeah, sure, that was sì, certo, questo è stato uno dei modi per far passare il tempo in prigione, avere qualcosa da fare, perché altrimenti il nemico peggiore non è il poliziotto in prigione oppure il tuo vicino, ma il tempo che ti uccide, che non passa mai. Devi trovare delle tattiche per continuare ad andare avanti e per cercare di goderti quel poco tempo in cui puoi fare qualche cosa di diverso dal pensare che sei in prigione, perché altrimenti non ce la fai, non resisti. E questo è quello che cercavo di fare, ho sempre cercato di trovare dei modi nuovi per resistere, inventandomi anche cose di questo genere, e lo fanno tutti i prigionieri questo. Te lo chiedo ancora una volta, ma tu non hai paura delle conseguenze di questo libro adesso che torni nel tuo paese? No, parlo di quello che mi è successo, tutto sommato, niente, non c'è niente di non vero in questo libro. Non c'è libro. Nulla di più pericoloso della verità a questo mondo. Sì, lo so, però dobbiamo assumerci dei rischi e delle responsabilità per migliorare la situazione, anche dei prigionieri che sono ancora imprigionati. Io voglio sempre continuare a parlare di questo argomento proprio perché voglio migliorare la situazione dei prigionieri e voglio aiutare gli altri a riuscire ad essere rilasciati il più rapidamente possibile. Questa è una grandissima speranza. Quando ho scritto il libro l'ho fatto per questo. Io sono un essere umano e quindi ho paura, certo, ma a volte ti rendi di conto che hai anche il dovere di fare qualcosa per aiutare gli altri e per aiutare te stesso.
caro Zaki, grazie di cuore. Io ti auguro ogni bene, auguro a te e a tua moglie un futuro felice. Lei è stata molto coraggiosa, ti mandava messaggi scritti su, abbiamo una fotografia, scritti, vero? Scritti sui barattoli, su delle scatole che su quello che ti arrivava in carcere, ti facevano arrivare messaggini scritti dappertutto. Questa è la foto del vostro matrimonio. Tu sei fiducioso per il futuro del tuo paese? Pensi che le cose possano cambiare, che si possa arrivare a un regime diverso? Lavoreremo sempre per avere un paese migliore, per avere un paese più democratico, con maggiore libertà. Questo è il mio sogno per il mio paese. Continuerò a lottare in questa direzione e continuerò a cercare di migliorare la situazione nel mio paese. Quello che ho fatto per la tutela dei diritti umani, continuerò a farlo perché tutti possano vivere in una situazione migliore anche nel mio paese. Spero davvero che sia possibile. E ora tu hai il compito di essere, con quello che ti è capitato, un uomo di pace per tutti, mai come in questo momento. Insomma, la tua missione è proprio quella di spiegare che niente è più prezioso della pace e che nessuna violenza è ammissibile. Grazie. Grazie Patrick, grazie di cuore. È stato un grande piacere. Patrick Zaki. Ciao.